Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Se seguite il canale non ho certo bisogno di introdurvi il nome di Leo Ortolani, uno dei più importanti fumettisti italiani, creatore del personaggio di Ratman e di tanta altra bella roba. Un fumettista che negli anni ha saputo conquistare il pubblico con il suo umorismo e la sua particolare comicità, diventati ormai il suo marchio di fabbrica. Ultimamente Bao Publishing ha dato una nuova edizione a una delle primissime opere del maestro, riportando sugli scaffali di librerie e fumetterie venerdì 12 in questa nuova edizione cartonata da più di 320 pagine. E credetemi, se siete dei lettori di Leo che si sono avvicinati a lui con pubblicazioni recenti, questo volume vi colpirà al cuore. Sigla! Iniziamo con un po' di storia. Il primo capitolo di venerdì 12 viene pubblicato nel 1996 sulla rivista L'Isola che non c'è, dedicata ai giovani autori italiani. Purtroppo la rivista chiuse nel 97 lasciando la serie in sospeso, ma per fortuna venne ripubblicata e conclusa sulle pagine di Ratman Collection a partire dal 1998. Il fumetto riguarda le vicende di Aldo, innamorato follemente di una ragazza di nome Bedelia, causa di ogni suo male. Bedelia infatti è un po'... come metterla in modo che YouTube non mi rimuova il video? Una ragazza un po' cinica, superficiale, ignorante, che vive in modo molto libero la propria emancipazione sessuale, circondandosi di tanti partner, spesso contemporaneamente, ma senza amarne veramente nessuno. Sono stato bravissimo. Dopo averle regalato un carillon magico senza che i suoi sentimenti fossero ricambiati, Aldo sarà maledetto e si trasformerà in una orrenda e deforme creatura. Avrà due possibili modi per tornare normale. Il primo è far innamorare una ragazza di sé, mentre il secondo è versare il sangue di una vergine. E data la difficoltà di reperire una fanciulla pura e casta nel mondo del fumetto, vista quasi come una sorta di creatura mitologica alla stregua di draghi e unicorni, opterà per la prima. In tutto questo sarà accompagnato da Giuda, il suo maggiordomo, dotato del tatto e della delicatezza di un elefante nella bottega del vasaio, dell'empatia di Sheldon Cooper e della lealtà di... beh... Giuda. Una premessa estremamente semplice, quel tipo di premessa che se sviluppata da Ortolani può portare a un solo risultato. Risate. Ci sono vari motivi infatti per acquistare questo volume e il primo è proprio questo: riderete come non mai. Il secondo riguarda direttamente l'autore. In questo volume troviamo infatti un Leo più cattivo, cinico, diretto, tratti che ultimamente nelle sue opere più recenti, vuoi perché ormai tutti si offendono per qualsiasi cosa o proprio perché è cambiato il suo stile di narrazione, vediamo molto più raramente. Ortolani sembra quasi divertirsi ad estremizzare e ridicolizzare il patetismo di Aldo, l'esempio perfetto della persona che non riesce a superare una rottura e che si aggrappa con le unghie e con i denti a ogni singolo ricordo di una persona per la quale ormai non conta più nulla, cercando ogni sotterfugio per illudersi che un giorno Bedelia tornerà sui suoi passi e ignorare quell'evidenza che spesso e volentieri lo colpirà come un treno in piena faccia, il più delle volte veicolata da Giuda. Giuda è il compagno perfetto per il protagonista e francamente la ritengo la migliore spalla mai creata dall'autore, sempre pronto a contrastare la disperazione e lo starmalismo di Aldo con spietata e innocente sincerità. Perché ricordate ragazzi, tra un amico che vi dice quello che volete sentirvi dire è un amico che vi dice la verità per quanto brutta, dovete sempre scegliere Giuda. Che detta così è un po' brutta. L'ultimo motivo per acquistare il volume è la possibilità di vedere l'evoluzione di Leo sia dal punto di vista dei disegni che della narrazione. I primi capitoli sono brevi, quasi autoconclusivi, mentre gli ultimi sono più lunghi, hanno disegni migliori e la psicologia dei personaggi è curata in maniera più dettagliata. È come se scorrendo i capitoli noi lettori potessimo essere testimoni della crescita dell'autore in quel preciso periodo di tempo e conoscere un Leo che magari, con le ultime pubblicazioni, non avete ancora avuto modo di leggere. Quindi il video finisce qui, prima di andare vi comunico che questo sabato 10 ottobre, sarò al FeComics di Ferrara. Non sono ospite, non farò raduni, sarò solo in giro così a camminare. Se mi beccate e volete fermarmi, fatelo pure tranquillamente. Vi ricordo che in descrizione, come al solito, trovate la mia pagina Facebook del canale per ogni domanda, dubbio, curiosità, tutto quello che volete, e il mio canale Telegram personale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del canale. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi. Arrivederci a tutti e al prossimo video. Ringraziamo i vicini che hanno deciso di abbattere un albero nel preciso momento in cui stavo registrando questo video.